Beh, io direi che sono immagini costruite per creare delle situazioni che non esistono, no? Un mondo irreale che io adoro, perché la gente non se l'aspetta e quindi devono rimanere perplesso quando vedono le foto, no? Le mie foto nascono, diciamo, di vari elementi che vengono fotografate e poi dopo io comincio a pensare a come metterli insieme. Poi, non so, mi viene un'idea, corro in studio prima che lo dimentico e comincio a metterlo insieme. Una volta messi insieme, magari non, dopo un po' non mi piace più e lascio tutti i livelli del Photoshop aperto e posso continuare a cambiare finché arriva a un punto che mi piace veramente. Il cielo è, diciamo, l'elemento che mi piace di più nelle mie foto perché dà la profondità, i cieli sono stupendi per tutti noi, no? Quando vediamo un bel cielo siamo già felici, no? Quando il cielo è brutto, grigio, siamo tutti tristi, no? Quindi io cerco di fotografare quelli più belli che riesco a trovare. E poi anche le nuvole, come per esempio in questa foto dietro di me, danno una profondità. Poi la scala dove si è sulla zebra sale nelle nuvole ed è un'idea che mi è venuta dalla famosa canzone delle Zeppelin, Stairways to Heaven, no? La mostra di Bart Ehrman, L'irreale realtà, apre il nuovo ciclo di mostre dedicate all'arte contemporanea che si svolgeranno a Palazzo Ducale, volute appunto dall'amministrazione comunale, dal sindaco Alessandro Volpi e dall'assessore alla cultura Mauro Fiori. Il senso di questa mostra, il senso delle opere fotografiche di Bart Ehrman, va al di là della sua capacità tecnica e della sua capacità esecutiva nel realizzare queste opere, proprio per comunicare un messaggio che è un modo di vivere che deve andare al di là dei limiti apparenti della realtà per arrivare ad un mondo, secondo l'artista, un mondo migliore, quindi che il limite della realtà non devono essere un limite per la nostra vita. Ho voluto riassumere in una frase presa da William Shakespeare il senso e il concetto di questa mostra. La tempesta dice: noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Ecco, io penso che Bart Ehrman nelle sue foto, nei suoi lavori artistici esprima pienamente questo senso, questa voglia di vivere e di rendere reale anche quello che è il sogno.